Ciao a tutti, Commodities End of Day, edizione del 16 marzo 2015. Una sessione caratterizzata da un nuovo crollo delle quotazioni del WTI che è stato un po' il prodotto che ha catalizzato l'interesse degli investitori lungo tutta la sessione. Abbiamo visto il contratto per il 2015 che è andato a segnare nuovi minimi, dai quali tuttavia i prezzi hanno recuperato verso la chiusura di sessione. In questo momento il WTI si attesta a quota 43,88 dollari per barile, in calo del 2,14%, dopo aver segnato cali ben più corposi intorno al 4,5%. Il recupero natural gas e Brent anch'esso in calo del 2,25%, 53,44 dollari per barile. Comparto metalli vede praticamente i prodotti stabili, soprattutto con il gold che si attesta intorno alla parità, più 0,05% di rialzo, quota 1.153 dollari per oncia, ed il silver che invece fa un pochettino meglio e si attesta più 0,72%, quota 15,61 dollari per oncia. Andiamo a vedere gli altri prodotti. Comparto grains che è caratterizzato anche qua da un calo all'inizio della giornata del corn, che è sceso sino a perdere circa 2 punti percentuali, termina in netto recupero meno 0,39%, quota 379 centesimi di dollaro per bushel. Decisamente meglio il wheat, che si mostra in sostenuto progresso del 2,39%, 514 centesimi di dollaro per bushel. Soybeans lievemente negativi, meno 0,49%, 969,25 centesimi di dollaro per bushel. Ma nel comparto soft, che abbiamo la vera e propria sorpresa, con un coffee, un'arabica che si attesta a quota 138,05 centesimi di dollaro per libra, in rialzo del 6,36%. Recupera anche lo sugar, più 1,57%, 12,9 centesimi di dollaro per libra, e stabile il cotone, meno 0,02%, 60,49 centesimi di dollaro per libra. Terminiamo dando uno sguardo veloce a quello che è il grafico del WTI. Possiamo vedere che lungo la sessione abbiamo avuto dei minimi di giornata, quota 42,85, quindi siamo andati a violare i minimi di gennaio. Abbiamo avuto un recupero che lo porta sui livelli attuali di 43,86 dollari per barile. Andiamo a vedere il grafico weekly. Grafico weekly che stiamo costruendo sul contratto continuous, e vediamo che comunque abbiamo avuto un deterioramento del trend in essere. È stata violata a ribasso la fascia di supporto che avevamo identificato, questa rossa, siamo tuttora al di sotto. E che dire, le domande che arrivano sono inerenti a fin dove si potrà spingere il calo, quali sono i livelli che potranno essere tenuti in caso di test da parte dei prezzi. Onestamente, rispondere a questa domanda in termini fondamentali rimane comunque difficile, perché abbiamo appunto una situazione fondamentale del prodotto che è l'insegna comunque della debolezza. Abbiamo una produzione che aumenta, scorte a livelli elevati e una richiesta che in ogni caso rimane bassa. Quindi sarà a questo punto la politica del mercato e la geopolitica a definire i prezzi del prodotto. Sicuramente noi possiamo identificare delle aree ben precise. A suo tempo identificammo quest'area di supporto rossa che dopo i primi test aveva favorito un lieve rimbalzo dei prezzi. Un abbandono definitivo di tale area potrebbe proiettarci direttamente verso la successiva, che abbiamo identificato in questa colorata in blu nel grafico, che è compresa tra circa 40 dollari per barile e 37 dollari per barile. Ribadisco, questi sono puramente valori tecnici che ricaviamo comunque dal grafico. Chiaramente molto difficile dal punto di vista tecnico stabilire quale sia un livello affidabile. L'unica cosa che possiamo fare è osservare attentamente il mercato, cercando di cogliere quelli che sono i segnali che ci vengono dal punto di vista fondamentale, essere pronti a coglierli, essere pronti a sfruttarli in ambedue le direzioni, perché in tutti i sensi, praticamente in questo momento, possono avvenire movimenti e scostamenti di prezzo particolarmente interessanti.
Per questo appuntamento è tutto, vi terremo aggiornati con l'edizione di domani di Commodities End of Day, chiaramente lungo il giorno con gli articoli sul portale nel caso vi fossero novità. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, buon trading a tutti!